Premi un qualsiasi tasto per continuare. E premiamo un qualsiasi tasto per continuare. Sarà la volta del tasto H, così, guarda. Tanto per fare qualcosa di diverso dal solito e premere il solito spazio, il solito invio, le solite cose. Premiamo H a sto giro. Perché? Perché la preparazione, quella che conta, è la preparazione H. Se non sapete cos'è, andate su Google. Era finita molto male la puntata precedente. Se non ve la ricordate, andatevela a rivedere, perché è successa una cosa mega mega galattica. E vedetevi le puntate. Scalina è viva. E fin qua la protagonista, se no ci arrivava neanche il quarto episodio. E di straforo, da fuori, cerca di rientrare, portando con sé, spoiler alert, la nostra Maya, che ha fatto un po' finuccia e è andata a vedere le margherite stellari dal lato sbagliato della Terra. Potevamo salvarla? Sì, abbiamo visto che potevamo salvarla, ma non è andata così. E adesso ci gira i coglioni come a un'ape incazzata nera. Forse direi più uno sciame di ape. I need to get off this rock. Sì, ma devi anche ammazzare tutti, Kamina, eh? Senza distinzione fra fratelli buoni e fratelli cattivi, ammazziamo tutti. Tornerò. I'll come back for you. Maya non se lo ricorderà. Poteva comparire scritto anche questo. Sarebbe stato bellissimo, ma... ma avrebbe ammazzato il pathos, purtroppo. Povero pathos. Che gli vuoi fare al pathos? Pathos soffre poi. C'è sempre un caricamento all'inizio di ogni puntata. Poi il gioco scorre tranquillo. Non si sa perché abbiamo fatto questa cosa. È incoerente, diciamo. Cioè, potrebbe essere coerente se c'era un caricamento di continuo, ma ce n'è uno all'inizio e poi basta, insomma. Sistema tutto loro. Passing. Need to stretch every breath. Who knows how many hours. Dai, se una cinturiana sei abituata a soffrire, dai, cammina. O cammina. Per me è cammina. Però l'abbiamo chiamata cammina. The message we heard had to come from somewhere. If I can find its source, maybe I can change it to a distress call. Dobbiamo farci recuperare, ma da chi? Perché di sicuro non dalla nostra stazione, dalla nostra nave. It's so weak, but you must have had some way of communicating with the inner planets. Certo, abbiamo bisogno di ossigeno. Of course, when the inners wouldn't help you, you started shouting in every direction at once. If I point the antennas back toward the gravity well, I can boost the signal and send il segnale chiedendo un po' ovunque, però non hanno più quel focus. I have to use the mining tunnel. The quickest way to the antenna array is under that massive mining cart. I'll have to power it up. Dai. Metti a destra. No, che cacchio dico, no, metti a destra, no, metti giù. Metti giù. Cosa devo attaccare? Non era quella la centralina a cui si deve attaccare? Ma su non va bene, che buono. Qual è il punto? Dove devo arrivare a alimentare?
Oh, qua a sinistra, ok, va, è semplice. E ora si va giù. Ah no? Devo seguire una fotografia? So this is the voice we've been hearing. A man trying to keep his station from falling to pieces when the inners forgot about them. Che bravo uomo. Ma? Connetti, ok. Ma? Tira la leva. Aiuto, girati, gira. Ah, testa lì in giù. Ah, ah, ah. This must control the mine tracks. Ancient tech, but effective. Non la roteare. Locked, of course. Never seen a passcode like this. Ah, non me lo dirà a me. No. Aspetta, nulla. C'era la foto. I ran out of oxygen before I guessed the shape they want. But maybe the miners left a clue somewhere. Dove? Fotografia? Dove? Non hanno lasciato qualcosa con degli indizi? Add another funeral to the calendar. Ma no. They didn't have a chance out here, but they had a purpose. It's something. Non mi sembra che sia un indizio. A record of their transmissions with the inner planets. Mm-hmm. This is UNN command for the station Cassiopeia. We have received your multiple distress calls and our response has not changed. We encourage you to contact your private insurance supplier. If you do not have insurance, you can apply for emergency relief aid. You will be assigned. So this is the voice we've been hearing. A man trying to keep his station from falling to pieces. Non volevo che partisse il dialogo, volevo solo vedere la foto. This is UNN command for the station Cassiopeia. We have received your multiple distress calls and our response has not changed. We encourage you to contact your private insurance supplier. If you do not have insurance, you can apply for emergency relief aid. You will be assigned a spot on the wait list. UNN command, we understand that you cannot help us. No one can. Ah. Beh, tanto stava dicendo che to fight off the inevitable. Cose di servizio. Pensavo ci fosse qualche indizio lì, niente. Molto bene. Ma sarà il triangolo la password. I ran out of oxygen before I guessed the shape they want. Guardati intorno. Io mi guardo. But maybe the miners left a clue somewhere. No, se me lo lascio. Ah, ok, qui dentro forse. Forse qua dentro. Me lo auguro. C'ho un Kaiser nulla neanche qua. No, dai. Io ne so allora. Che sia questo? Quindi destra. Giù alla destra, sinistra, destra, poi si torna su, ma non me lo ricorderò mai, anche se fosse quello non ho memoria per ricordarmelo, sarebbe terribile comunque. Allora, quindi questo così. I'll run out of oxygen before I guess the shape they want. Allora, prima in alto. Maybe the miners left a clue somewhere. Poi si va a destra.
Okay. I'll run out of oxygen before I guess the shape they want. Si sale a sinistra, but maybe the miners left a clue somewhere. Nope. Non è la stessa cosa. 2000 years later. No, via, adesso è questo qua. Adesso è quello per forza, c'è altro. Quindi è questo qua. Che va giù qua. Che va giù qua. Che va qua. Oh, porca miseria. Due ore. Ed era quello, ma non avevo capito di averlo sbagliato. Era due ore. Guardavo sto muro e dicevo, adesso è quello. Invece no. Non riusciva di inserirlo correttamente perché sono un cattivo. Apri la porta, su. Get to the antennas. Boost the message. Get help. What are the odds that someone hears it? Chi è che parla? La Gegione attaccata alla parete, su? Nella stella? Chi parla? Who is? Perhaps you should spend your last Logan Dalton. Dalton, quello della legge di Dalton, della teoria di Dalton, della resurrezione. Sente le voci. You want me to lie down and die? Is that it? Come le sentiva il terrestre del telefilm, sentiva le voci nella testa. Don't talk dei morti. To the bodies. Don't talk to the bodies. Don't talk to the bodies. Non parlare con i cadaveri. No. Non mi sovviene il nome del cinturiano che aveva il cappello ed era morto, era fighissimo, muore subito. Ops. Ed era entrato nella testa di quello che potremmo chiamare il protagonista, ovvero patatone umano che appunto vedeva il cadavere cappelluto del nostro amico investigatore. Oye? Pensando a mancare Is anyone breathing? La testa di drummer, mi sa che i dubbi che non sia proprio più I sana. I can't hear you. I said, you're a long way from home, Molly. Does? I told you I'd find you. Considering the price on your head, I'm amazed you got this far. You're not real. Yeah, no. Yeah, just some loose thoughts bouncing around in my head. You shouldn't be so quick. Turn down conversation. Carmina, unless you want to keep talking to the dead. You want to waste my oxygen? Con i morti. Fine, but you have to keep up. So what is the plan? Sending a message no one will hear? Hoping for help that will never come. È esattamente quello il piano. Someone could hear it. Someone could come. You never know when to quit. You fight and you fight, and where does it get you? Noi non ci arrendiamo mai perché siamo Camina Drummer. Una donna che ha il dramma nel nome. Pashang, un po' di domestichezza per muovermi in assenza di gravità. So jumpy, you've gone soft since you left series. Andiamo da quella cosa rossa lì. Almost there. He's quite a bit further, I'm afraid. If you're heading in the right direction. Shut up. Zitto anche perché devo tirare la leva e fino a che non finisce il dialogo non me lo fa fare. E allora! Zitto! Sei nella mia testa!
So what has Kamina Drama done since leaving Ceres? What have you done to protect the belt while hiding out in that shit? Non rompere le scatole. I'm not hiding. And when I get out of here. Andrei, yes, sono i miei compagni. You saved them, right? Non sono veri, non sono veri, è la mia testa. Sto sbarellando. Non sono loro, non sono loro. La bara vuota è per me. C'ho la testa occupata dai dialoghi di Joe. Niente, non lo guardiamo. What do you need a story to tell yourself as you die? Realizza lo schema di antenne. Gotta be another lever around here. Infiliamo nel pertugio. Tira la leva, tira la la. Ah, for Lord. Look on the bright side. The door you need to get through is probably open now. No, stai zitto. There must be a way to double back. Buttati, tuffati, è morto. It's okay. Nothing down there but rocks. Cadaveri. Calcia la grata. Cammina, calcia la grata. Scalcia la grata, cammina, scalcia la grata. Dai, dai. Fluttuando ci si muove leggermente più veloce che camminando, a mio avviso, quindi meglio fluttuare, a parte che qui bisognava per forza farlo. Realizza lo schema di antenne. Sempre lo stesso suggerimento. Daz! Don't tell me you've gotten bored with the... Don't be needy. I'm sure you can handle this on your own. Can. Leave me alone. Don't worry, mommy. At the end of the day, you always end up alone. Moriremo nei fasci adesso, evviva! Dai. No! No, ci danno dietro! Damose! Oh no? Cos'è questo? Cammina. Non sei più pazza di James Holden. È solo carente d'ossigeno nel cervello. Tanto c'è il simbolo dell'anarchia accanto. Vai, ce la tira sassi a qualcuno. Gravità! Com'è possibile? Stiamo perdendo il capo. Così si spiega. What the... qualità di centuriano. What is this? Abituata. What's in here? Non possiamo levitare, infatti, adesso. Don't worry. You can't hurt them worse than you already did.
Detective col cappello si chiamava Miller, mi pare. Vorrei dire una cavolata. James Holden me lo sono proprio andato a cercare, perché avevo il tarlo in testa, non mi ricordavo il nome. La detective si doveva chiamare Miller. Remind me, how many bodies did they pull out of that room in TND Square? Son of a bitch. It was your fault. Opa! Interesting. I don't remember setting explosives around the building. You lied to me. You told me that... I told you what you needed to hear. And you, like a good little soldier, didn't bastardi della OPA! Comunque è tutto nel mio cervello, questo. They were our Baratnas. All they wanted was a better life on Ceres. And you killed them for it. Be honest. You are angry that doctors are dead. You're angry that Kamina Drama was tricked. You turned me into a murderer. I turned you into a soldier. And a damn good one. Until you forgot how to obey orders. Baratna è cessata. È ora di fare sentire la nostra voce. Milouda, crediamo che il giudizio di Anderson Dow sia annebbiato dalla corruzione, invece di cercare di costruire la cintura come una potenza politica legittima, ha optato per la crudeltà. Che i centuriani di Cerere, si meritino la rappresentante migliore di Dow's. Non siamo agenti ostili come la Star Helix, ma cittadini che si meritano il diritto di autogovernarsi, che dobbiamo collaborare con gli interni, seppur mostrando la forza ove necessario. La violenza immotivata supporta solo i pregiudizi peggiori degli interni. La vera forza proviene dall'autosufficienza. Che l'alleanza dei pianeti esterni debba condannare le azioni di Anderson Dow's per fortificare l'unità della cintura. Duferi da Belte. So many dead. Was it worth it? Factionalism will tear the OPA apart if we let it. These people threatened the stability of the entire station when they challenged me. Cavolo, ha fatto una brutta fine, Abbiamo seguito il tuo lavoro a Tycho con grande interesse. In tanti credono che tu stia creando un futuro migliore per la cintura. Fred Johnson, devo la mia vita a Dow's. Prima di incontrarlo ero il macellaio della stazione Anderson. Mi ha rimesso in sesto mostrandomi la strada per la redenzione. Siamo tutti in debito con Dow's, ma il suo momento è passato e si rifiuta di lasciare spazio agli altri. Siamo noi il futuro della PE. Sempre Fred Johnson, forse è così. In tal caso comprenderai la necessità di pazienza e unità. La cintura non sopravviverà se continua a essere frammentata. You used to be the kind of leader who could bring out the best in anyone, even a disgraced UNN general like Fred Johnson. What happened? I know what it takes to survive, which is why I am here and you are there. Nel frattempo sto morendo senza ossigeno. Spero che qualcuno mi recuperi, tipo il medico della mia stazione. Cavolo, le trattative è andato male. Your work is exquisite, Kamina. Truly the right person for the job. È l'assassino e anche tu lo sai. You're as bad as Star Helix. As bad as Earth and Mars. You make your pretty speeches and then you kill to get what you want. I continue to fight for the bell. You abandon us. Anza, l'abbiamo esaminata abbastanza, direi. I'm done being trapped in the past. But the past isn't done with you. And that guilt will stay with you. Right up to the end. Ok, adesso di nuovo siamo in aria, sono le pietre
sta alla gravità zero. Is this the part where you tell me that there's no use in sending a message? That if anyone hears Kamina Drummond needs help, they'll just start celebrating. Those. Peccato non si possa fare niente nel momento in cui c'è un dialogo. Questo rallenta un po' tempo di gioco in un paese particolare. Questo è dura, eh? Ci vuole WD-40 allo sbutol, eh? Dai, cammina! O cammino, o cammina. No, la leva in mano, no! Ma quanta forza ci hai messo! Ma chi sei? Maciste! Oh dear. Might as well join that man to wash my hands in the water. Reagisci, reagisci! Sfavati! Esatto! Questa è la cammina drummer che conosco. Anzi, la cammina drummer. No, 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 no. How could you be expected to survive this? You couldn't even save me. Sensi di colpa. Maya in versione cadavere, con gli occhi iniettati di sangue. Maya. I'm sorry. I can't. It won't open. Boo fucking who? So you're dying of hypoxia on a forgotten asteroid abandoned by your crew. Everything out here can kill you. You taught me that. But you faced pirates and torpedoes. Hell, half your crew tried to kill you at one point or another. Are you really telling me that Kamina Drummer is going to be beaten by a goddamn door? No, non può essere battuta dalla porta. I never should have come out here. I never should have let you. When have you ever let me do anything? Comunque hanno detto avrebbero mandato i soccorsi in 7 anni, quindi chissà quando l'hanno mandato il messaggio. Guarda, arrivano ora. Sarebbe molto conveniente. I saved you. You have work left to do. For the belt and for me. So are you gonna spend the rest of your oxygen feeling sorry for yourself? Or are you going to get to fucking work? Vai! Vado a fare un giro più lungo, magari. Trovo qualcosa per aprire la porta. Too flimsy. Tubo, tubo, tubo. Won't fit. Ma che cazzarola. Tutta la roba possibile e immaginabile che potrebbe quasi andare bene. Tondino. Oh, grande tondino. Vai di tondino. Lo stondiamo almeno, vai. Gasse! Vai, cammina. Vatti da fare, c'è da aprire la porta, su. Siamo girati a testa lì in giù, cammina. Non mi viene di chiamarla cammina. Dai, dai. Dai, dai, dai. Sforzati! Dai, 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 dai. Vai, cammina. Grande. Grande, cammina.
premessa peggio, Più momenti con l'aberrazione cromatica in questa puntata che quelli senza. Lo schema? Lo schema delle antenne? Lo schema delle fottutissime antenne! Convoglia tutto da una parte! Fa tutto comuno! Commuta, commuta! Chiaramente lei sverrà quando avrà finito di commutare tutto su un'antenna e verrà salvata. Me lo immagino, barra spero. This is an emergency distress call. I am stranded in near death. Send help immediately. Please, don't let me die. Beh, a volte non gliene è fregato una mazza di salvare intere comunità, figuriamoci una persona, però. Però lei è Camilla Drumber. This is an emergency distress call. I am stranded in near death. Send help immediately. Che accento strano che ha Cara G, l'attrice. Please, don't let me die. Tencho, this is an emergency distress call. I am stranded in near death. Send help immediately. Non finirà così la puntata, no? Non ha senso. Qualcosa verrà fatto adesso, immagino. Non posso pensare che... Prima perché sarebbe stata troppo corta rispetto alle altre. Almeno altri 20 minuti ci vogliono. Buono. Che bella faccino, Com'è la visuale? Siamo esattamente sopra dove eravamo entrati. Qui ci c'è Maya. Grazie. Thank you. I will make your sacrifice matter. Ricaricato l'ossigeno? No, non ha niente che possa contenerlo, quindi no. Passate i dati. Per
però è una puntata molto psicologica dove si è sviluppata poco la trama, però a parte sti flashback auditivi da follia con Rose, per il resto siamo rimasti fermi lì. Non abbiamo visto quello che succede all'interno della nostra vecchia nave né nient'altro. Non le cappotta. Qualcuno, si spera, venga a soccorrerla, perché se no gli ha un problema. Ok, al ripiglione, non è ancora crollata, ragazzi, cammina per tirarla in terra, ce ne vuole, eh. Arriverà Fred Johnson e l'APE. Vediamo un po' chi è che viene. Lo buio. Tagli registici a nero, te la fanno proprio rendere male. Cammina drama. Cammina drama. Dai, qualcuno ha sentito, su, cioè, abbiamo una taglia sulla nostra testa, quindi speriamo non sia qualcuno che vuole venirci a prendere per quel motivo. Pigia un bottone, dagli la localizzazione in quel modo. Ma se la chiama capitano, deve essere un centuriano probabilmente, per riconoscere la sua autorità. O no? Molto o no? Un Cyberman di Dottor Who. Che è? Marziani? Che cos'è? Molto male, molto molto male, molto molto male. Tutte le tacche di gente ammazzata, quelle X sul casco. I pirati spaziali. Siamo salvi, ma forse morire senza ossigeno non era così male come opzione, eh? No, e fra le due siamo quasi a livello, eh? Ale! Sotti, da quel pugno metallizzato non li prenderei volentieri neanche in un sogno, guarda. Ma proprio zero li prenderei volentieri. Caricamento, che è una cosa strana, perché di solito sono all'inizio e basta. Sa significare una cutscene probabilmente. You look like Falota. Chi è Thor? Anarchici dell'Opa. You look like a clogged up recycler filter. Better gather your wits. Matna will want to speak with you soon. E B non mi dice niente, onestamente. Però stanno molto di pirati spaziali. Non è l'OPA, però. Gente tanto per bene non è. I would have been better off choking to death on that rock. Cox should consider himself lucky. Our brig is a luxury hotel compared to this. Effettivamente. Seems like overkill to me. Effettivamente una torretta dentro un carcere. Hey. Over here. Wonder what her story is. Andiamo a vedere. Oh, Waya. Thank you.
Kamina Drummer? Julie Mao! Yeah. Julie Mao! Who are you? Chi ha visto la serie sa chi è. My name is Julie Mao. Eh. Anderson Doss has a message for you. Anche te. E basta. Please, shut up! This is a blind spot, but they'll be happy to let me rough you up a little. Maybe a couple of minutes. It's our only window. Window? To figure out how we're getting off the ship. Fuga, la fuga! Who are you? Just an inner who's very far from home. With a shitload of supplies I'd much rather give to my friends in the OPA than these fucks. It's me and a group of defectors. I was heading to meet them on Ceres when I was kidnapped by these assholes. Sta venendo da noi. Hit me. Oh, Sabakawala! Sabakawala! That should buy us another minute. What's the plan? On the bridge, there's a center console. The screen all the way on the left has a disarm command for the entire brig. It needs a security override. The console is Tucson Station. You'll need to somehow move her off of there and keep her distracted long enough for the override to go through. Sì, l'ho già fatto. I distracted her once before. Ended with us diving away from a torpedo. But we made it. I'm sure I'll enjoy that story one day. I heard her talking about you after you escaped and killed her men. She was furious, but also, I think she sees something in you now, something she wants. Use it. Traitorous Pashangwala. You gonna kill her? Or do I get to? Nah. She gets to talk to Matna. Dai, andiamo a fare due chiacchiere con Matna. Andiamo, andiamo. Devo concludere qui la puntata e mi incazzo, eh. Non lo fare, eh. E non mi metterti sti caricamenti, non ci sono mai stati. Taki. Wissam. Chamomile. Good for the throat. Europa's bane. Europa's bane. It's a habit I picked up in prison on Luna. Now I goes with this stuff. 5-6 bulbs a day. When I'm not guzzling the blood of my enemies, of course. That's a joke. Hilarious. I'm sure your crew are cracking up when they're not scared shitless of you. Torrance, do my jokes crack you up? Fuck no. Your jokes is corny as fuck, boss man. That's Torrance. Parlano come we call him Thor because no one should ever have to suffer being murdered by a guy named Torrance. Solitamente sono sfilati, allungati, lei. Non mi sembra molto cinturiana in questo. So, you're all one big happy family that goes around decapitating people. Quelli hanno tagliato le teste a... nella prima their puntata. Owners had no use for them anymore. Inners are sentimental about many things. Corpses, property, manners. If we follow their rules, we'd never win. Our power comes from being willing to do what they are not. You should understand that better than anyone. Kamina Drama. This is Arlan, captain of the Artemis. Se t'ammazzo. Our former captain, Kamina Drama, is dead. As you know, her body carries Anderson Dawes' bounty. Tra noi, ma detto è morto. We are leaving it for you as a token. It was Drama and her little Martian girlfriend who decided to go after those coordinates. But Ratna and I were against it. We have
dealt with both of them now. Whatever you are searching for, we don't know what it is, and we don't care. We are going back to Ceres, and you'll never find us in your sectors again. Paura? What do you make of that message? Paura. They're scared shitless of you. They thought they could distract you and get away with the core. But there's no way you'd waste time with me, unless you already knew you could catch them. Mensha, how long till intercept? 3 minutes, Matna. It is a remarkable story you have. Betrayed by Dawes, betrayed by Cox, betrayed by your own crew. Diciamo che è facile che ci tradiscano. You still care. Did you love her? The little Martian? Her name was Maya. And yes, I did. That love is the reason why I haven't killed you. We don't employ crew members here. We find family. Look around. Everyone here has been betrayed by someone, lied to by someone. Their parents, their captains, their governments. Mi sembra un'ottima compagnia in cui andare a mettere la mia di presenza. And that purpose is each other. Basta. All of them would die for me as I would for them. The belt was built on lies. The only truth out here is family. You call us pirates? It means nothing. We know who we are and what we fight for. That's how we win. Ok, sei convincente. But you are pirates. You murder and steal from innocent people. The UNN is innocent? Or do you mean the scavengers trying to take food from our mouths and water from our tanks? We survive against far greater and more ruthless enemies. And we don't apologize for it. Oh, messa così non è male, eh. If that makes us pirates, so be it. You've come to us at an opportune time. The MK Core is the culmination of everything we've been building towards. You'll see. If you keep an open mind and open heart, you wouldn't be the first on this ship to make it from the brig to the bridge. Or you can choose the airlock instead. No, l'airlock no, eh. C'ho dei brutti ricordi con l'airlock, no. Scusa, sta chiacchierata, eh. This might be my only shot. Toussaint. Yes. Possiamo o vendere Julimao. The Artemis has four functioning PDCs and a torpedo launcher. And they have one massive advantage. What's that? They can destroy you, but you can't destroy them. Not as long as they have the core. I know their weak spots. I know how they'll fly and how they'll fight. Of course you do. But why would you want to help us? Vendetta? To win my freedom. I can help you disable the ship. And I'm the only person who can go in and find you the MK core. In return, you let me go. It's awfully rude of you to not even consider my offer. If it's a real offer, you'd let me consider it without a gun to my head. Vattim! Come. Khan knows we're aiming to disable. She'll never let us get a clean angle on the drive thrusters. Your best bet is straight through the nose cone and out the back. Doesn't that have a high likelihood of killing your pilot? Depends who your gunner is. That used to be Yuri before you killed. Devo ammazzare tutti. Now devo ammazzare me. Con la scelta di poterlo fare io. Forget the pilot. I'd worry more about exploding the reactor.
But if you get off a clean shot, it'll be fine. I've done it plenty of times. Battle stations! Drummer, on guns! Oh, hai fucili? Be ready to kill her the moment I say. No! No! Hanno il doppio gioco con me? No, eh! Ecco l'Artemide! Ma è perché il salvataggio di che si può morire! Torpedoes! We need to keep that PDCs occupied, unless you'd like us to get strafed. Destro, sinistro. Combattimenti spaziali di Spencer erano bellissimi anche nel telefilm. Sono una semplicità, ma una semplicità concreta, perché c'è il silenzio, c'è il poco rumore necessario per far capire cosa sta succedendo, ma il silenzio dello spazio. If we pass, we'll be exposed to their guns. Hold speed. Torpedoes first, then take your shot. A noi. Come on, Khan. Don't miss me. Vai. Tre palline così. Ma finiamo colpi. Finivano sempre colpi in The Expanse. Stanno arrivando addosso a cannone. Hull damage! Lo vedo. Minimum, Magna. Pressure is stable. Good. And did we get them? Sì, che l'abbiamo colpiti. Drama! Look! Tempo abbiamo fatto lo sgamino che dovevamo fare. Time to ready the breach pod. Vai, li abbordiamo esattamente come facevano i pirati. Quindi vedi che siete pirati alla fine. Allora, uguale alle riprese del film, del telefilm. Ah, si torna a bordo dell'Artemide, gli fa un culo come un capanno. Keep me updated as you clear each floor. Yes, Mother. Drummer, this is our first mission together. I hope it won't be our last. Vediamo. But if you step out of line once. Yes, I know. Bullet in head, brains splattered. So. Esatto. Good luck. Which one of those is mine? Uguale, tutto uguale, via le ore. Nah, trovi. Sì, Magna, she's a trusting person. Tough as iron, but big hearted. Me, though. Cosa non ci perdoni? Cosa ti abbiamo fatto? Not all those UNN soldiers were dead before their heads came off. Sasaki. Welcome back. Proprio welcome back, siamo proprio tornati, sì. No! Finisce così? E ovviamente post credit. Allora, chi è Dose? 40% ha detto che Dose è solo un mucchio di pensieri nella sua testa. Reagire a Dose. 70% Drummer ha detto a Dose di stare zitto. Elusione dei droni. 92% è riuscito a superare i droni, anche perché era facile. 45% Drummer ha dato a Dose dell'assassino. Fidarsi di Julie. 95% Drummer non ha nascosto la propria identità a Julie. Sincerità su Maya. 79% ha detto Drummer a tuo son ha detto dell'amore verso Maya. Perché nascosto? Questa puntata si interrompe qui in attesa dell'ultima, della prima stagione, ovvero la quinta. Vi ringrazio per il tempo passato insieme e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!